La parola rinascimento deriva evidentemente da rinascere, cioè nascere, latino nasci, di nuovo, suffisso latino re. Il termine si è affermato solo durante l'Ottocento, ma nel 1550 già il Vasari parla di rinascita delle arti. Il Rinascimento fu un fenomeno europeo, ma non c'è dubbio che la prima scintilla si ebbe in Italia e in particolare a Firenze. Questo complesso movimento culturale coinvolge due interi secoli. È dunque logico che gli architetti dei primi decenni del Quattrocento si differenzino in maniera sostanziale da quelli dell'ultima parte del Cinquecento. Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti, tipici uomini del XV secolo, sviluppano concetti stilistici assai diversi da Michelangelo Buonarroti e da Andrea Palladio, l'attività dei quali è invece tutta proiettata nel Cinquecento. Cercheremo comunque di individuare le caratteristiche che fanno di questi e di tanti altri grandissimi architetti, Michelozzo Michelozzi, Luciano Laurana, Giuliano e Antonio da San Gallo, Donato di Angelo Bramante, il Vignola, Domenico Fontana, Carlo Maderno, degli architetti rinascimentali. La caratteristica principale è rappresentata dal recupero degli elementi tipici del periodo classico. È bene però precisare che tale recupero non viene avvertito come una banale scopiazzatura dello stile greco e di quello romano. I due motivi che spinsero gli uomini del Quattrocento a guardare così lontano dietro di sé sono l'antropocentrismo e la scientificità. Soprattutto l'antropocentrismo. L'uomo viene posto al centro di ogni interesse. Questo non significa che le problematiche religiose vengano sentite meno. Significa piuttosto che anche queste vengono relativizzate alla realizzazione anche terrena dell'uomo. Con pensatori come Erasmo da Rotterdam o Martin Lutero, l'uomo diventa, insomma, una sorta di interlocutore diretto di Dio. Il 4 e il 500 diventano dunque non a caso i secoli del rafforzamento delle signorie, dello sviluppo del commercio, dell'invenzione delle scienze bancarie. La rinnovata ammirazione per l'umano fa sì che si guardi ad epoche, quella romana e quella greca classica, in cui l'uomo era solo con se stesso, senza un Dio veramente importante in cui credere. Ecco allora che, specie durante la prima parte del Rinascimento, detta appunto umanesimo, si cominciano a leggere e studiare i classici greci e romani che gli amanuensi avevano pazientemente copiato nei monasteri. La scientificità sempre maggiore applicata ad ogni ramo del sapere, è il periodo di Leonardo, fa nascere l'esigenza di regole precise, di norme da rispettare, e alle quali, sia pure con la necessaria libertà artistica, l'architetto deve uniformarsi. Le costruzioni romaniche e gotiche vengono insomma avvertite come qualcosa di barbaro, irregolare, casuale. Le norme costruttive classiche vengono invece assolutizzate, cioè non più legate a un periodo storico particolare. Diventano le norme, regole al di fuori del tempo e dello spazio. Per questo si può evidentemente dire che l'architetto rinascimentale non copia uno stile, ma lo porta appunto al di fuori del tempo e dello spazio per farlo suo in maniera del tutto originale. Vediamo dunque quali sono gli elementi classici su cui gli architetti rinascimentali incentrano le loro teorie costruttive. L'ultimo periodo del romanico e tutto quello gotico avevano assistito al progressivo affermarsi del pilastro polistilo, cioè di quel sostegno costituito da varie porzioni di colonna formate dal prolungamento dei costoloni delle volte a crociera. Tali porzioni di colonna erano appoggiate a un pilastro con funzione portante. Gli architetti rinascimentali, invece, recuperano la colonna nella sua forma più semplice, quella della grande tradizione greca, con capitelli ionici o dorici.
Durante il periodo gotico si era definitivamente affermato l'arco a sesto acuto, cioè quell'arco formato dai lati frutto dell'intersezione di due cerchi con centri diversi. Ancora una volta, gli architetti rinascimentali scelgono la soluzione più semplice. Recuperano infatti la tradizione romana dell'arco a tutto sesto, cioè di quell'arco concepito come una semicirconferenza. La fusione della colonna greca e dell'arco romano simboleggia compiutamente gli intendimenti dell'architettura rinascimentale. L'esigenza di scientificità poneva d'altra parte quella di sottoporre a regole precise la disposizione di archi e colonne nello spazio. Un nuovo elemento di valutazione, la prospettiva, entrava dunque nel novero delle qualità artistiche che l'opera d'arte doveva possedere. L'effetto di profondità, assente nella pittura egiziana, assai limitato nei mosaici bizantini, ancora non pienamente compreso fino a Giotto, diventa insomma una scienza che per il pittore, come per l'architetto, è indispensabile conoscere. Nella pittura si tratterà di impostare i quadri evidenziando l'effetto di profondità tramite l'inserimento di strutture architettoniche che aiutino l'occhio a interpretare i diversi piani dello spazio. Nelle arti plastiche si darà grande importanza a forme espressive, quali il bassorilievo e lo schiacciato. Maestro sarà Donatello, in grado di sviluppare eccezionali effetti prospettici tramite il disegno di fondo e un sapiente gioco di luci su rilievi e scanalature. Nelle statue si darà grande importanza all'incidenza della luce sulle superfici. Per gli architetti, costruttori di cose già tridimensionali, si tratterà invece di valorizzare gli elementi strutturali in grado di suggerire allo spettatore l'effetto di profondità. Si farà largo uso, ad esempio, di colonnati per evidenziare i diversi piani dello sviluppo architettonico tramite l'effetto di chiaroscuro. Verranno utilizzati materiali a forte contrasto cromatico, marmi chiari e scuri, pietra serena e intonaco chiaro, in grado di esaltare le linee architettoniche e quindi di aumentare gli effetti di profondità e di fuga. Si fa ricorso a rivestimenti in pietra squadrata, atti ad evidenziare le strutture portanti e l'essenzialità delle linee. Viene fatto largo uso di murature a bugnato, cioè in pietra lavorata a sbalzo, il cui lato visibile è detto bugna, un'evidente esasperazione del rivestimento in pietra squadrata. Si utilizzano in genere rilievi di varia natura, in particolare cornici che evidenziano le linee orizzontali, timpani triangolari o centinati che catturano la luce nei loro angoli, colonne sporgenti che mettono in risalto la verticalità. Come si vede, si può davvero dire che l'architetto rinascimentale elabora in modo del tutto personale le idee base messegli a disposizione dalla tradizione classica. E proprio la fantasia creatrice, unita all'osservanza di norme codificate, consente all'architetto del 400 e del 500 di prendere coscienza dei propri mezzi espressivi. Per la prima volta nella storia dell'architettura, il progettista ha piena coscienza del suo valore artistico. Per la prima volta nella storia dell'architettura, il progettista pretende di firmare la sua arte.